Presidente, oggi si conclude il campionato d'eccellenza, una cavalcata trionfale con il ritorno dopo tanti anni in Serie D. Sì, finalmente il sogno si è coronato, una stagione veramente meravigliosa che ha portato a un record ulteriore a quelli che già abbiamo fatto quest'anno. Una cavalcata incredibile, do merito all'alto antagonista del Favara, che è stata veramente un'altra grande squadra che ci ha permesso e ci ha costretto ad arrivare a due giornate alla fine per vincere il campionato, però credo che alla fine ce lo meritiamo veramente. Il prossimo anno un campionato che vedrà in asse di partenza diverse squadre siciliane. Sì, è un gran bel campionato, perché se pensiamo quanti capoluoghi di provincia ci saranno nella prossima Serie D è veramente bello. Città importanti, quindi un campionato di livello importante, e noi certamente ci faremo trovare pronti per fare la nostra bella figura. Cosa significa per la Nissa, per Caltanissetta, tornare nel calcio che conta? Significa tanto. In questo momento Caltanissetta veramente è attorno alla Nissa, la Nissa rappresenta in questo momento la punta di diamante di questa città, e spero che con lo sport possa ripartire la crescita della città Caltanissetta. Che programmi ci sono, Presidente? I programmi sono abbastanza importanti. Il presidente Giovannone ieri in assemblea dei soci abbiamo discusso, vogliamo fare una squadra per stare al vertice. Certamente non sarà facile, però ci punteremo a fare un campionato importante. Con ancora Nicolò Terranova alla guida? Assolutamente sì, venerdì è stato ufficializzato con una conferenza stampa e credo che siano i tasselli, lui, lo staff e il direttore sportivo su cui partire e ricostruire una nuova Nissa. Ivan, è una gran bella soddisfazione, due obiettivi centrati, il salto di categoria e il titolo di capocannoniere. Grazie per i complimenti. Voglio ringraziare a tutti i miei compagni, allo staff, alla dirigenza che mi ha dato la possibilità di giocare un campionato così, e ce l'abbiamo fatta. Quando avete creduto di aver incassato la vittoria in questo torneo? Dal primo giorno. È scarso! Dal primo giorno della preparazione, che avevamo questa fiducia di vincere il campionato, però in silenzio. Settimana dopo settimana, lavorando, abbiamo creduto di più. Ok, grazie. Guaglie. Aspetta, l'intervista. Buon procedente, ciao. Anche Davide Guaglie ha messo oggi la firma in questa stagione che ha visto coronare il sogno, la Nissa che torna in Serie D dopo tantissimi anni. Eh sì, oggi è una grande festa, anche se avevamo festeggiato domenica scorsa, però è merito di questa grande città che ha risposto sempre presente dall'inizio del ritorno della Coppa, e oggi vederle così tutti felici si riempie d'orgoglio, perché abbiamo fatto una grande cosa. Una corazzata, una grande cavalcata. Eh sì, è preparato dal mister, dal suo staff, dal presidente, che sono molto seri, ci hanno trattato comunque veramente come dei professionisti questa annata, e poi il risultato è questo perché abbiamo un grande mister, un direttore sportivo, e poi abbiamo lavorato tutto quest'anno per cercare di coronare questo sogno e rendere felice la gente di Caltanissetta. Grazie. Toro! Finalmente ho fatto Toro! Un successo che per certi versi, diciamolo francamente, porta anche la firma dell'ex presidente Giammusso. È un successo del presidente Giovannone,
che è riuscito a completare e a migliorare il lavoro che avevamo fatto negli anni passati e ci ha regalato questo sogno. Avevo coltivato questo sogno quando ero presidente e grazie al presidente Giovannone, alla dirigenza attuale, al nostro grande direttore, ai mister, ai ragazzi e a tutti i membri della Nissa abbiamo coronato questo sogno, l'abbiamo realizzato. Per Caltanissetta e i suoi tifosi cosa rappresenta questo traguardo? È un riscatto che abbiamo voluto, è un riscatto della città, è un riscatto di un progetto che non è soltanto sportivo, è sociale ed economico. Grazie. Chi è argentino? Lui è mio nipote. Mi sento un giro di mano. Capri! Mi raccomando, non volaremo. Vediamo un bel po' di segno. Diciamo che non è l'inizio ufficiale, che diciamo queste persone che sono grazie, che ci devono anche con questo clima stasera un po' avventoso, un po'